70 km orari. Consumi ridotti al minimo. E quanto verrà a costare? La metà di una qualsiasi automobile. 200.000 lire, perché questa è fatta, è pensata, è disegnata dagli operai perché gli operai se la possano comprare. Tutti quanti qua sono disposti a lavorare giorno e notte, quelle di verniciatura, di carrozzeria, dei grandi motori, la domenica vogliono lavorare. Ma voi dovete pensare che un quarto degli italiani non ha lavoro. Che significa che non ha pane, non ha casa, non ha istruzione. Ci sono zone del mezzogiorno dove non si vendono vestiti, dove non si vendono scarpe, le camicie, le lenzuola. In questo progetto, in questo piano, non c'è soltanto la solidarietà umana, nazionale, cristiana, se volete, ma c'è la voglia degli operai di partecipare alla ricostruzione del paese, alla ripresa produttiva, alla rinascita economica, e tutto questo non scioperando contro le condizioni avverse di cui abbiamo parlato prima, ma lavorando senza percepire salario. Voi questo lo dovete scrivere nei vostri giornali: senza percepire salario.